Campo scuola di Piazza d'Armi, siamo insieme con Andrea Giannitto, un istruttore di aerobox, una masterclass gratuita per istruttori ma anche per il pubblico normale. 2 giorni all'Aquila, nella nostra città, si fa lezione ma poi si va a vedere anche, perché è il secondo scopo di questa masterclass gratuita, le rovine, quello che rimane della nostra magnifica città, quindi l'aerobica. Il fitness, anche un indotto per l'Aquila. Sì, diciamo un'occasione per far conoscere alle persone che vengono da fuori in occasione di questa manifestazione, sia diciamo, la mattina divertirsi e fare lezione con istruttori diciamo, molto bravi e poi nel pomeriggio visitare la nostra città per rendersi conto della situazione attuale e della realtà della nostra società, diciamo. La nostra triste realtà. Sì. In questa masterclass però ci sarà anche una novità, uno strumento giapponese che è arrivato per la prima volta anche nella nostra città, grazie a te, grazie quindi a voi, e si chiama Bo. Che cos'è Sì, il Bo? il Bo è praticamente un bastone utilizzato nelle arti marziali, può avere diverse dimensioni, diciamo può partire da 50 centimetri fino ad arrivare ad oltre 1 metro. E chiaramente per utilizzarlo nel fitness non si può utilizzare un bastone di legno, ma esistono degli attrezzi, diciamo, con materiali da idraulica, si possono realizzare questi attrezzi che sono gommosi, diciamo. Se mi dai il braccio io ti posso anche colpire, non succede niente. E quindi vengono utilizzati sia per lezioni di riunificazione, ma anche per simulazioni di combattimento e anche come, diciamo, attrezzi musicali, perché si possono simulare, ad esempio, ne prendo un altro. Si possono utilizzare come le bacchette dei tamburi, quindi magari su un tappetino, su uno step, si possono creare delle. Scusa. Insomma, è uno strumento Sì, molto versatile, molto costo versatile. zero, Si possono quasi. fare diversi strumenti, ad esempio c'è il violino, che anche se biomeccanicamente, cioè, diciamo, non ha un effetto proprio efficace dal punto di vista dell'allenamento, però dal punto di vista dell'immedesimazione dell'attività di gruppo si crea appunto un pathos particolare tra le persone che svolgono questa attività e si Questo è molto realizzano dei piccoli. importante. Sì, è molto importante perché diciamo è l'aspetto principale del fitness secondo me, oltre all'allenamento, ma c'è anche l'aggregazione che è praticamente la cosa principale per come la vedo io e per come la vede Studio Fitness. Questo è molto importante, anche perché insomma il fitness adesso è l'attività sia hobbistica che professionistica, number one al mondo, ma soprattutto dà anche, oltre per lo sport, salute e benessere e prevenzione cardiovascolare. Sì, esattamente. E niente che dire, questa giornata di sole speriamo vengano tante persone e speriamo possano avere l'occasione di visitare la nostra città. Tanti e molti personaggi. Sì, vengono diversi istruttori da fuori, c'è cioè un istruttore molto bravo francese, è un presenter internazionale e gira per tutte le convention sia in Italia, all'estero, in Giappone, in Francia, in America. E poi ci sono l'istruttore di spicco aquilano, il nostro Andrea Trionfi, e poi un altro istruttore che Istruttore, professore. professore, sì, professore a scuola, Anche se lui all'università. non ama essere chiamato professore, lo è. Però lo è, sì, è vero. E poi c'è anche la presentazione di un nuovo programma di X-Tempo Sculpt, che si utilizzano diversi strumenti particolari con un carico non troppo pesante. E niente, il resto sono lezioni di step aerobica, quindi diciamo a livello coreografico, fitness coreografico, che ha diversi appassionati sia qui all'Aquila sia nei dintorni, quindi speriamo ci siano molte persone, soprattutto magari da Pescara, Avezzano, Roma, i più vicini. E siete invitati a venire, se non oggi, domani, perché anche domani ci sarà questa attività. Masterclass all'Aquila, 2 giorni di fitness, aerobica, dance, X-Tempo, tantissime le specialità. Con noi il professor Andrea Trionfi, organizzato, lo vediamo anche con la Cruisin, il patrocinio dell'Aquila, 2 giorni magnifici di dance, ma anche 2 giorni per visitare la nostra città, o meglio quello che rimane dalla nostra città ad oggi, quindi un indotto a 360 gradi. Esatto, infatti l'idea è proprio questa. La collaborazione tra me e la Cruisin nasce proprio dopo il terremoto del 2009, quando questa azienda di fitness mi contattò per dare una mano alle palestre dell'Aquila.
Da quel momento è nata una collaborazione e siamo contenti adesso di poter fare questo evento gratuito e di regalarlo alla città dell'Aquila, perché è un onore avere innanzitutto dei presenter internazionali che ci faranno vedere che cosa significa il fitness a livello mondiale. Parlava di qualche numero uno al mondo. Sì, Rémi Hulet è un francese ed è uno dei più bravi al mondo di aerobica e di step, e questo è un onore per la città dell'Aquila. L'idea è stata proprio questa, quella di unire il fitness e di unire anche la possibilità e di dare la possibilità alle persone che vengono a svolgere queste attività di visitare la nostra città. Ecco perché grazie al patrocinio del Comune dell'Aquila, grazie alla Cruisin e ai corsi di formazione di X-Tempo che saranno svolti nel pomeriggio, noi diamo a questa città la possibilità di essere visitata, anche perché la nostra città è meravigliosa nonostante tutto il terremoto, e quindi l'idea era proprio questa, la partecipazione sia un evento divertente con i sorrisi e per l'attività fisica, ma non solo quello, anche la nostra città. Come si svolgeranno queste due magnifiche giornate? Sabato e domenica mattina saranno fatte le lezioni di step, di aerobica e di X-Tempo, aperte a tutti, quindi gratuite, quindi vi invito a partecipare. Nel pomeriggio ci saranno i corsi di formazione ed è stata data la possibilità alle persone che frequenteranno e che verranno qui all'Aquila di poter godere della città nel pomeriggio. Per quanto riguarda l'organizzazione, è stata molto importante, ma soprattutto fondamentale, direi, l'apporto di questa società, della Cruisin. Sì, ecco perché noi ristabiliamo un rapporto di amicizia proprio con la Cruisin di Modena, perché grazie a loro è stato possibile poter avere dei presenter internazionali. Oltre a Rémi ci sarà Salvatore Panebianco, che è comunque un presenter italiano molto, molto importante. Non solo grazie al contributo della Cruisin, perché grazie anche al Comune, ma non solo, all'Associazione Sportiva SAM che ci ospita qui nel campo sportivo di Piazza d'Armi, c'è stato un impegno complessivo di tutte queste persone per far sì che l'evento potesse avere la giusta risonanza per la città dell'Aquila. Ma io sono sicuro di sì, perché l'altro giorno, passando casualmente da queste parti, ho visto tantissime persone ballare sotto l'acqua, e pioveva, insomma, un temporalaccio. Certo, noi stiamo... C'è passione, c'è voglia, c'è volontà di questa attività. Sì, L'Aquila è una città passionale. Io ho scoperto dopo tanti anni che L'Aquila è una città passionale per tante cose, tra cui anche il fitness. E in questi giorni noi stiamo promuovendo delle lezioni gratuite qui al campo di Piazza d'Armi, quindi nel pomeriggio del lunedì, martedì, giovedì e venerdì, e abbiamo visto veramente una grande risposta da parte di tutte le persone. Quindi vediamo proprio una grande passione per il fitness qui nella nostra città. Ma anche una novità, se vogliamo, in conclusione, perché in questo splendido panorama che è il nostro campo scuola di Piazza d'Armi, conosciuto come Piazza d'Armi, anche perché insomma c'è il campo da rugby, ci sono tante cosine, è tornato a vivere, è tornato a dar luce, ma ci si può fare attività all'aperto, il fitness all'aperto è una bella cosa, credo, no? Sì, e infatti l'idea è proprio questa, grazie anche a la possibilità di questo campo d'atletica nuovo e di questa gestione oculata da parte dell'associazione, abbiamo scoperto un posto nuovo, anche se è un posto che ormai si conosce da anni. Oggi abbiamo scoperto un posto nuovo dove fare le attività all'aperto per la gente e per la nostra città. Un personaggio notevole, un personaggio veramente importante, perché si tratta del number one, il numero uno al mondo, un istruttore internazionale, è un ragazzo che vedete vicino alla nostra collega a Laura, numero uno al mondo, Rémi Hulet. Due semplici domande: lui non parla italiano, purtroppo, io non parlo né francese né inglese, conosco qualche parola, ma vi priverò di questo errore, quindi ci aiuteremo con Laura. Una cosa importante per l'Aquila, perché? Perché Rémi l'Aquila, l'Aquila Rémi Hulet, quindi un full duplex, per la prima volta un numero uno al mondo nella nostra città. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui effectivement on est ici per queste attività di step e aerobica, e anche per vedere questa città magnifica.
Lui dà molta importanza ovviamente al fitness perché lo pratichiamo oggi dovunque, nelle palestre ma anche in casa, serve per migliorare la forma fisica ma in generale per la salute. Abbiamo questa scenografia della nostra città così come è oggi, in parte ricostruita, in parte ancora sofferente ma comunque in via di ripresa, e utilizzeremo questo come scenario. E per concludere la carrellata di presentazioni su questa bellissima masterclass, due giorni di masterclass anche con istruttori a livello internazionale, Rémi Houllet, il number one al mondo, non potevamo non sentire anche Ennio Tricomi della Cruisin, perché questo binomio, io direi un trinomio, perché l'Aquila, parliamo del fitness, ma parliamo anche della Cruisin. Sì, io sinceramente vorrei parlare più dell'Aquila che della Cruisin, nel senso che 3 anni fa, quando sono venuto qui dopo il terremoto che c'è stato in Emilia, ho promesso ad alcuni istruttori dell'Aquila che saremmo ritornati e avremmo organizzato qualcosa di importante per l'Aquila, per ricordare qualcosa che ci unisce, che viene dalla natura, ci unisce il fatto che siamo simpatici, gli emiliani e gli aquilani, il fatto che siamo belli, gli emiliani e gli aquilani, ci unisce anche questo fatto della natura che ogni tanto si arrabbia, e noi siamo stati come gli aquilani vittime di questa situazione. Allora volevamo dare visibilità alla memoria e quindi abbiamo detto alla prima occasione cercheremo di tornare come Cruisin, di portare i nostri istruttori e di regalare all'Aquila un momento di movimento, di fitness, di prevenzione, di salute, e quindi siamo qui per questo. Lei ha detto bene in questo senso, senza frente. Non parliamo della Cruisin, ma siamo noi aquilani che dobbiamo ringraziare lei e la Cruisin per quello che state facendo, avete fatto, e per quello che avete intenzione di fare. Sì, esattamente come io ringrazio il Comune dell'Aquila di aver appoggiato questa iniziativa, Andrea Trionfi per aversi messo un po' di sangue e di sudore. La Cruisin ha fatto la sua parte, come è logico, come fa spesso, voglio dire, quando ci sono delle situazioni come queste, perché quando si parla di salute e di prevenzione non ci si può tirare indietro di fronte a determinati impegni, per cui noi ci dedichiamo tutto l'anno all'organizzazione di corsi di formazione, di stage, di eventi, e quindi l'idea di venire qui all'Aquila e di fare un evento dedicato all'Aquila in ricordo e nella memoria, e soprattutto per una questione di visibilità, per noi era assolutamente piacevole, interessante ed importante, quindi Cruisin lavora per questo anche. Molto importante quello che lei ci ha appena detto, ma non dobbiamo dimenticare la sensibilità di Tricomi e della Cruisin, per concludere. No, grazie, io ti ringrazio di questa, come dire, certificato di sensibilità. Sono contento di essere qui, sono contento di essere fra amici e sono contento di fare questa cosa, e spero che questa cosa possa essere un appuntamento fisso, perché fare movimento vuol dire fare salute, quindi vuol dire crescere, quindi siamo qui anche per questo. Grazie di tutto e buon lavoro. Grazie a voi. Just a little more love, just a little more peace is all it takes.